Benvenuti a tutti voi, cari spettatori, a questo speciale video dedicato a Papa Francesco e alla preghiera per chiedere una benedizione speciale da lui. In questo mondo frenetico e spesso complicato, Papa Francesco si erge come una figura di luce, di amore e di speranza. Attraverso la sua umiltà, la sua saggezza e la sua compassione, ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Oggi, ci uniamo in preghiera, aprendo i nostri cuori e le nostre anime, per chiedere una benedizione immediata dal Santo Padre. Sia che siate cattolici devoti, appassionati di spiritualità o semplicemente in cerca di conforto e ispirazione, questa preghiera si rivolge a tutti coloro che desiderano un'intercessione divina nella loro vita. Ora, preparatevi a immergervi in questa esperienza di fede e di speranza, mentre ci rivolgiamo a Papa Francesco con umiltà e fiducia, chiedendo la sua benedizione speciale. Il mondo ha bisogno di figure che illuminino il cammino verso la pace, la giustizia e l'amore universale. In mezzo a tante sfide e divisioni, Papa Francesco si erge come una luminosa stella che guida l'umanità verso un futuro migliore. Con la sua saggezza, umiltà e compassione, è diventato un faro di speranza per milioni di persone in tutto il mondo. Nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, con il nome di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco è diventato il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica il 13 marzo 2013. Fin dall'inizio del suo pontificato, ha mostrato un'umiltà straordinaria, scegliendo il nome di Francesco in onore di San Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali e dell'ecologia, simbolo di umiltà, amore per la natura e cura per i più deboli. Fin dai primi giorni del suo pontificato, Papa Francesco ha posto l'accento sull'inclusione sociale, sulla giustizia economica e sulla cura dell'ambiente. Ha parlato spesso della necessità di combattere la povertà, l'ingiustizia e le disuguaglianze che affliggono il mondo moderno. Con parole semplici e un linguaggio accessibile, ha toccato i cuori di molte persone di diverse fedi e convinzioni, ispirandole ad agire per il bene comune. Una delle caratteristiche distintive di Papa Francesco è la sua vicinanza alle persone comuni. Ha un atteggiamento aperto e accogliente verso tutti, senza distinzione di classe sociale o credo religioso. Ha visitato i poveri, gli ammalati e i rifugiati, dimostrando il suo impegno per coloro che sono emarginati e vulnerabili. Ha abbracciato persone di diverse tradizioni religiose, promuovendo il dialogo interreligioso e l'unità tra le diverse comunità. Papa Francesco ha dimostrato un forte impegno per l'ambiente e la salvaguardia del pianeta. Ha scritto l'enciclica Laudato Si, in cui ha esortato tutti i cattolici e le persone di buona volontà a prendersi cura della creazione di Dio. Ha parlato dell'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico, la distruzione dell'habitat naturale e l'esaurimento delle risorse naturali. Ha incoraggiato l'uso di energie rinnovabili e uno stile di vita sostenibile, promuovendo una cultura dell'ecologia e del rispetto per la terra. In un'epoca segnata da conflitti e divisioni, Papa Francesco ha sostenuto il dialogo come strumento per risolvere i conflitti e costruire la pace. Ha visitato diverse zone di guerra e di tensione, come la Siria e la Colombia, portando un messaggio di riconciliazione e speranza. Ha invitato i leader mondiali a lavorare insieme per superare le differenze e costruire ponti di comprensione reciproca. La sua umiltà e il suo stile di vita sobrio hanno ispirato molti. Papa Francesco ha rinunciato ai lussi e alle comodità del suo ufficio, scegliendo di vivere in una modesta residenza e guidando una vecchia auto. Ha incoraggiato anche i membri della Chiesa a vivere in modo più umile e a condividere con i poveri. O Santo Padre, Papa Francesco, guida umile della Chiesa, ti rivolgiamo questa preghiera sincera, chiedendo la tua benedizione immediata. Tu sei il faro di speranza e amore, che illumina il cammino dell'umanità. Con la tua parola e il tuo esempio, ci guidi verso la verità e la giustizia. O Papa Francesco, uomo di Dio,
portatore di misericordia e perdono. Ti preghiamo di estendere la tua mano e di benedirci con il tuo amore profondo. Prega per noi, Santo Padre, affinché siamo radicati nella fede. Concedici la forza di perseguire la pace e di vivere secondo gli insegnamenti di Cristo. Con umiltà e umanità, ti sei fatto vicino ai più deboli, risvegliando la compassione nei nostri cuori e portando speranza dove sembrava non esserci. O Santo Padre, custode dell'ambiente, ci hai chiamato a proteggere la creazione. Concedici la saggezza di vivere in armonia e di curare il nostro pianeta con amorevole cura. Con la tua benedizione, Papa Francesco, chiediamo l'abbondanza delle grazie divine. Illumina le nostre vite con la tua presenza e guidaci sulla via della salvezza eterna. Ti preghiamo di intercedere per noi presso il Signore, nostro Dio, affinché le tue parole e le tue azioni possano portarci più vicini alla sua gloria. O Papa Francesco, uomo di pace, sii la voce che grida per la giustizia. Rendici testimoni del Vangelo vivente e diffondi amore in ogni nostra azione. Con umiltà e gratitudine sollecitiamo la tua benedizione speciale affinché possiamo sentire la presenza di Dio e sperimentare la sua grazia in abbondanza. Amen. Grazie a tutti voi, cari spettatori, per aver partecipato a questo speciale momento di preghiera e riflessione dedicato a Papa Francesco e alla sua benedizione. Speriamo che questa esperienza abbia riempito i vostri cuori di speranza, amore e una connessione più profonda con la spiritualità. Ricordate che la preghiera è un potente strumento per trovare conforto, guidare le nostre azioni e avvicinarci a Dio. Che la benedizione di Papa Francesco vi accompagni lungo il vostro cammino, illuminando ogni passo che compiete. Che la sua voce di pace e giustizia risuoni nel vostro cuore e vi spinga a fare la differenza nel mondo, a partire dalle piccole azioni di amore quotidiano. Continuate a cercare la luce nella vita e a diffondere il messaggio di amore e compassione che Papa Francesco ci ha insegnato. Che ognuno di noi possa diventare un faro di speranza per coloro che ci circondano. Vi invitiamo a condividere questo video con altre persone che potrebbero trarne beneficio e a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle nuove ispirazioni e riflessioni. Che la benedizione di Papa Francesco sia sempre con voi, rafforzando la vostra fede e guidandovi verso una vita piena di amore e significato. Grazie ancora per aver partecipato a questo momento speciale. Che Dio vi benedica abbondantemente e vi riempia di pace e gioia.